Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Se penso al cuore ardente e ai piedi in cammino di Padre Salvatore Marrone, che si prepara ad andare non da Gerusalemme ad Emmaus, ma dall'Italia al Sud Sudan, comprendo che ci troviamo di fronte ad uno che ha vissuto l'esperienza dei due anonimi discepoli di Emmaus, passando dallo sconcerto iniziale ad una progressiva fiducia nei confronti di questo viandante che si affianca. E credo che la fiducia sia la cifra non solo dell'esperienza di Padre Salvatore, ma dell'esperienza anche di ogni missionario e missionaria. Direbbe Papa Francesco: «C'est la confiance», che è il titolo dell'esortazione apostolica firmata appena l'altro ieri, il 15 di ottobre, in occasione del 150° anniversario della nascita di Santa Teresa, di Gesù Bambino e del Santo Volto. È la fiducia e null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. Ed è quello che mi ha colpito di Padre Salvatore appena l'ho visto, appena tornato, perché sono rimasto interdetto dallo sconcerto dei suoi racconti drammatici e insieme dalla persuasione che appena si sarebbe aperta una possibilità sarebbe tornato sui suoi passi. Solo la fiducia può essere la spiegazione di un comportamento così umanamente insensato. E Teresina del Bambino Gesù o del Santo Volto è in un certo senso l'espressione più chiara di questa fiducia. La sua vita breve, appena 24 anni, è stata semplice come qualunque altra, ma di lei ha colpito e colpisce anche oggi la sua anima missionaria, dentro una fiducia radicale che aveva a che fare con quella piccola via che ha cercato di percorrere fino alla fine, trovando nella Chiesa il suo posto. Anzitutto è stata un'anima missionaria, Santa Teresa, anche se, come a tutti e a voi ben noto, non ha mai messo piede fuori dal Carmelo di Lisieux. E questo perché non concepì mai la sua consacrazione a Dio senza la ricerca del bene dei fratelli. In lei era assolutamente chiaro che la linea verticale deve essere intersecata da quella orizzontale e che non c'è nessuna possibilità di andare a Dio bypassando l'umanità. Addirittura, in prossimità della morte, Teresa non vive questo momento misterioso, racchiusa in se stesso, ripiegata, ma piuttosto con spirito apostolico. Prega così: «Chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore, di unirmi così strettamente a Lui che Egli viva ed agisca in me. Sento che quanto più il fuoco dell'amore infiammerà il mio cuore, quanto più dirò attirami, tanto più le anime che si avvicineranno a me,
povero, piccolo rottame di ferro inutile, se mi allontanassi dal braciere divino, correranno rapidamente all'effluvio dei profumi del loro amato, perché un'anima infiammata di amore non può restare inattiva. Non è solo un'anima missionaria teresina, ma è anche l'autrice della piccola via, la via dell'infanzia spirituale, che è tutt'altra cosa dall'infantilismo, e che lei spiega attraverso una metafora che rappresentava uno dei vertici della tecnica dell'Ottocento, l'ascensore. L'ascensore, scrive, che mi deve innalzare fino al cielo sono le tue braccia, o Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere, anzi bisogna che io resti piccola, che lo diventi sempre di più. Piccola significa che Teresa ha compreso che non bisogna confidare tanto nelle proprie forze, ma che bisogna confidare soltanto nelle braccia del Signore. E ciò è quanto basta per ribadire il primato della grazia, cosa che spesso anche noi dimentichiamo, perché nella nostra smania un po' pelagiana di voler cambiare il mondo, dimentichiamo che è in realtà la fiducia nella nostra piccolezza ciò che decide del nostro abbandono in Dio, al quale compete di fare tutto il resto. E questo Teresa l'ha vissuto in profondità, condividendo del suo tempo, segnato per la prima volta, almeno in Occidente, da un ateismo quasi sistematico, sedendosi alla tavola dei peccatori, cioè condividendo fino in fondo l'oscurità di questo mondo che sembra essere abbandonato, se non dimenticato, da Dio. E da ultimo Santa Teresa ha scelto il suo posto nel cuore della Chiesa e ci ha ricordato in che consista alla fine l'evangelizzazione. Niente di più, niente di meno dell'amore che prende corpo nelle pieghe della storia, che ha preso corpo a Khartoum dai tempi di San Daniele Comboni, attraverso tante donne e uomini che sono partite e partiti da qui, e anche se oggi la condizione è quella che ci è stata appena descritta, l'amore che lì è stato sperimentato non andrà mai perduto. Per questo, conclude Papa Francesco, e concludo anch'io, in un tempo di ripiegamenti e di chiusure, Teresina ci invita all'uscita missionaria, conquistati dall'attrazione di Gesù Cristo e del Vangelo. E questo invito ora prende corpo per noi qui stasera attraverso le missionarie e i missionari che idealmente da qui inviamo. Queste persone che si avvicenderanno a breve diventano la forma concreta da cui ogni volta ripartire per imparare a venire fuori dalle nostre ristrettezze, dai nostri ripiegamenti, per andare incontro agli altri.